Riprendiamo il compito di ieri. Facciamo un altro. A meno che non sia questo qua. Lo so. Lo prendiamo da un altro corpo. Allora. Questo è il compito del 20 settembre, quindi anche abbastanza più recente. 20 settembre 2020. Cominciamo stavolta all'integrale. Se l'abbiamo già fatto me lo dovete dire. Integrale tra 0 e 1 di logaritmo x più x cubo fratto x più x quadro. Mi pare di no. Vabbè, allora, la prima cosa che potete notare è che potete mettere in evidenza e semplificare una x all'interno del logaritmo, l'argomento del logaritmo. Quindi il logaritmo di 1 più x quadro fratto 1 più x. Poi potete anche notare che per x compreso tra 0 e 1 x quadro è minore o uguale di x, quindi quell'argomento è minore o uguale di 1, positivo ma minore o uguale di 1, e quindi il logaritmo si può fare ma verrà negativo, quindi il risultato dell'integrale dovrà essere negativo. Quindi questo è banalmente l'integrale tra 0 e 1 il logaritmo di 1 più x quadro x meno integrale da 0 e 1 del logaritmo di x di x. Andiamo a fare integrale tra 0 e 1 del logaritmo di 1 più x quadro. Questo fa, lo integro per parti integrando la funzione 1 e derivando questa funzione qua, quindi viene x logaritmo 1 più x quadro valutato da 0 e 1 meno integrale da 0 e 1 di x per la derivata del logaritmo di 1 più x quadro, che fa 1 fratto 1 più x quadro per 2x. Allora qui mi viene nel punto 0 questa fa 0, anzi qua entrambi i fattori fanno 0, nel punto 1 questo fa logaritmo 2, qua ho meno integrale tra 0 e 1, qui aggiungo e sottraggo 2, quindi mi viene logaritmo 2. Adesso 2 squadro più 2 fratti squadro più 1 fa 2, che integrato da 0 e 1 fa 2. Qua mi viene più 2 volte integrale tra 0 e 1 di 1 fratto 1 più x quadro, quindi viene logaritmo 2 meno 2 più 2 arco tangente di x valutato tra 1 e 0, quindi viene logaritmo 2 meno 2 più pi greco mezzo. Il cotangente di 1 vale pi greco quarti, il cotangente di 0 vale 0, moltiplicato per 2 fa pi greco mezzo. Ho questo numero, questo fratto questo vale 2, integrato tra 0 e 1, 2 per 1 fa 2.
Per controllo di Greco Menzi è circa 1.57, questo è circa 0.7, questo è circa 0.27. Ci può stare? Ci può stare perché il logaritmo di 1 più x quadro è una funzione crescente, quindi 0 vale 0, il punto 1 vale il logaritmo 2, o stabilire mo se sta funzione è concava o convessa non è evidentissimo, tra 0 e 1 bisognerebbe fare la derivata seconda, ma comunque insomma qualora sia commessa, allora vedete che tra 0 e 1, diciamo che l'area di questo triangolo è circa 0,35, l'area che abbiamo calcolato è circa 0,27, ci potrebbe stare. Cioè non abbiamo fatto, almeno non abbiamo fatto errori marchiani del tipo dimenticarci qualche costante. Poi dobbiamo andare a fare l'integrale tra 0 e 1 di logaritmo di 1 più x, che è un po' più veloce. Questo vale x logaritmo di 1 più x valutato tra 0 e 1 meno l'integrale tra 0 e 1 di x fratto 1 più x di x. Beh, ragionando come prima, qua aggiungo e sottraggo 1, questo lo valuto e viene logaritmo 2 come prima, ma qua viene meno questo fratto questo vale 1, che è integrale tra 0 e 1 vale 1, qua mi viene più integrale tra 0 e 1 di 1 fratto 1 più x dx, mi viene logaritmo 2 meno 1 più logaritmo di 1 più x valutato tra 0 e 1. Quindi viene 2 logaritmo 2 meno 1. Allora, quando vado a fare la differenza, qui mi viene logaritmo 2 meno 2 logaritmo 2 fa meno logaritmo 2. Poi meno 2 meno meno 1 fa meno 1. E poi abbiamo più greco mezzo. Questo numero è effettivamente leggermente negativo. Leggermente negativo perché il greco mezzi è circa 1.57, questo è meno 1.7 circa, quindi stiamo a circa meno 0.30. Vabbè, quindi questo è un integrale semplicissimo, si faceva in 5 minuti, capita. Se capita, non credo che mi dispiace più di tanto. Se lo fate, se non lo fate, era pure semplice. Dipende dal compito, però più o meno quello è la scuola. Andiamo a vedere di nuovo la serie. Serie, più ne facciamo meglio è somma n che va da 1 a infinito di seno di n quadro di greco fratto 4n più 1 fratto radice di n cubo meno n.
anche questa era molto facile. Prendete il termine generico della serie A con n, A con n il valore assoluto è minore o uguale di 1, che il seno è sempre più piccolo di 1, il valore assoluto, fratto radice di n cubo meno n. Quindi questo è minore o uguale di 1 fratto radice di n cubo per ogni n maggiore o uguale di 2. Cioè, se n è maggiore o uguale di 2, togliere n è tolgo di più di quanto aggiungo. Quindi, chiaramente, se prendo n cubo viene un numero più grande. Questo è 1 su n alla 3 e mezzi. Quindi, somma da 2 a infinito diagonale di valore assoluto è minore della somma da 2 a infinito 1 su n alla 3 e mezzo che è finito. Quindi questa serie è assolutamente come? Questa serie è assolutamente dubito molto che darò un esercizio così semplice. Tenete conto che in qualche modo l'esercizio di settembre c'è stato tutto un anno per passare, quindi ecco, è possibile che sia leggermente più facile. Comunque, qualcuno intanto potrebbe dire, ma qua n parte da 1, vabbè, chi se ne importa, insomma, se è assolutamente convergente parte da 2, ci aggiungete un termine, non è che cambia niente. L'importante è che la divisione si possa fare, si può fare sempre, n cubo è maggiore o uguale di n, e quindi la denominazione non viene. Facciamo invece questa, che è un po' più interessante. Stavolta non è più assolutamente convergente. Proviamo a fare questo. Adesso è un pochino più difficile. Faccio la maggiorazione di prima, mi esce minore di radice di n, radice di 2n, viene n alla 1 mezzo, quindi la serie maggiorante è divergente, quindi sulla serie che sta sotto io non posso dire nulla, posso... E allora a questo punto devo sviluppare sia numeratore che denominatore. Oltretutto questa serie non è a termine di segno costante, perché se trascurate un attimo questo 1, qui viene n pi greco quarti, quindi questo argomento è circa un multiplo di pi greco quarti. Se è circa un multiplo di pi greco quarti, i valori del seno nei multipli di pi greco quarti possono fare 0, possono fare 1, possono fare meno 1, possono anche fare radical 2 su 2. Chiaro? Se fosse così, allora dovremmo sviluppare. Andiamo a vedere, cominciamo a sviluppare n quadro pi greco fratto 4n e 1 più 1 su 4n. Quindi qua mi viene n pi greco quarti, come al solito, vedete, metto sempre in evidenza la quantità più grande, per 1 meno 1 su 4n più 1 4n al quadrato, quindi su 16n quadro, meno 1 su 64n cubo, più, diciamo, o grande di 1 su n alla 4.
termine successivo dell'ordine di voto. Quindi qui ho n y quadri meno, adesso facciamo il prodotto, viene y sedicesimo più y su 64n più o grande di 1 su n quadro, termine successivo è dell'ordine di 1 su n quadro. Il problema è, diciamo, stimare questa quantità, cioè il seno di questa quantità. Quindi devo avere seno di n pi greco uguale meno y greco sedicesimo più y greco su 64n più o grande. Allora, cosa posso fare? Posso fare il adoperare, ad esempio, le formule per il seno della somma. Allora, questo lo chiamo alfa, tutto questo lo chiamo beta. Posso fare seno di alfa più beta. Mi posso fare seno di n pi greco 4 per coseno di tutto quello che rimane meno pi greco sedicesimo più pi greco su 64 n più o grande su 2 sa più coseno n pi greco 4 per il seno meno pi greco sedicesimo più pi greco su 64 n o grande. McLaren perché l'argomento del seno lo tende a zero. Chiaro? Neanche qua posso usare McLaren perché anche questo argomento non tende a zero. Potrei ulteriormente usare le formule di addizione del seno e, diciamo, poi usare McLaren oppure qui potrei usare Taylor. Perché posso usare Taylor? Perché stavolta l'argomento del coseno e del seno dall'altra parte tende a un valore fisso. Qua l'argomento tende a infinito, però c'è un pezzo che è periodico, poi c'è una costante,
diciamo che tende a infinito come n per una costante, poi c'è un pezzo che è una costante, poi c'è un pezzo che è una perturbazione, chiaro? Quindi allora andiamo a vedere per esempio coseno, ma il coseno è una funzione di pari, quindi questo posso anche cambiare segno, posso scrivere coseno di pi greco sedicesimi meno pi greco su 64 a n più o grande di 1 su n quadro o grande, ok? Allora questa a quanto vale? Questo vale, allora, coseno è una funzione f, questo è un punto con 0, lo sviluppo esattamente come t. Quindi f di x con 0, coseno di pi greco sedicesimo. Quindi f di x per me è coseno x. La derivata di coseno è meno seno. Quindi devo fare meno seno di pi greco sedicesimi per x meno x con 0. Ma x meno x con 0 che cos'è? È meno pi greco su 64n più o grande di 1 su n quadro. E poi ci sono dei termini che vanno con la derivata seconda, ma che andranno come 1 su n quadro, quindi finiranno qua dentro. Diciamo, possiamo più semplicemente adesso, se siamo sicuri di come vengono le cose, scrivere qua o piccolo di 1 su n, perché mi basta tutto. Similmente seno di meno pi greco sedicesimo più pi greco su 64n più o piccolo di 1 su n uguale a seno di x con 0, cioè meno seno di pi greco sedicesimo. Ricordo che il seno è una funzione di seno. Poi qua la derivata di seno è coseno, quindi più coseno di pi greco sedicesimi di meno pi greco, sì, vabbè, è uguale, infatti, per pi greco su 64 n più o piccolo. Okay. Adesso dobbiamo fare, lascio tutto scritto perché ci sono parecchi pezzi da prendere in considerazione, semplicemente su qua sopra. Quindi questa mia serie di partenza è uguale alla serie per n che va da 1 a infinito. Al numeratore ho qualcosa come 6 pezzi e al denominatore ho radice di n, quindi mi viene seno di n pi greco 4 che moltiplica a coseno di pi greco sedicesimo più seno di pi greco sedicesimo per pi greco 64n più o piccolo di 1 e questa è una. Facciamo prima questa perché poi ce n'è un'altra, più somma per n che va da 1 all'infinito di coseno di n pi greco 4 seno meno greco sedicesimi più
che è meno segno del divieto di luce. Anzi, facciamo sempre parentesi, meno segno del divieto di luce, sedicesimo più coseno di greco sedicesimo per di greco su 64 n. Quindi in realtà queste sono 6 serie. Allora, guardate le 4 serie che si ottengono, lasciate perdere su questo primo pezzo qua dentro la parentesi, guardate questo per questo, più questo per questo, quindi questo è uguale a, scriviamo, somma per n che va da 1 a infinito, isoliamo le prime due, seno di n pi greco quarti per coseno di pi greco sedicesimi fratto radice di n per 2 più somma per n che va da 1 infinito di coseno di n pi greco quarti per meno che lo porto fuori seno di pi greco sedicesimi radice di n più 2 più tutto il resto, tutto il resto lo chiamo c con n. C con n, cioè sarebbe questo per questo più questo fratto questo più questo per questo più questo fratto, mi sono dimenticato di scrivere, radice di n. Chiaro? Adesso io dico che questo è convergente. Per quale motivo? Allora, vedete, se io tolgo questo pezzo che ho messo qua e tolgo questo pezzo che ho messo qua, a parte il seno e il coseno di n pi greco quarti davanti, come vanno questi termini? Come 1 su n. Questo va come 1 sulla radice di n. Questo si può maggiorare con 1. Quindi c con n sicuramente si può maggiorare con una costante fratto n alla 3 mezzi. Cioè avete 1 su n su e 1 sulla radice di n su. E radice di n su. Quindi questa qui. Quindi somma di questi è assolutamente, la serie di questi qui è assolutamente convergente. Allora dovete, il concetto che vi deve entrare in testa è che se io a una serie su aggiungo o tolgo una serie assolutamente convergente, il comportamento della serie non cambia in nessun modo. Cioè la serie di partenza, la somma di queste tre serie, per esempio, mettiamo come il caso, queste qua convergeranno semplicemente ma non assolutamente. Allora vuol dire che la serie di partenza converge semplicemente ma non assolutamente. Se queste dovessero convergere assolutamente, queste convergono assolutamente. Cioè il concetto è, se ho una serie che somma di due pezzi, insomma ho somma di vari pezzi e c'è un pezzo che converge assolutamente, quello là lo potete togliere, nel senso che il comportamento della serie è lo stesso comportamento di quello che rimane. Quindi io posso dire, lo scrivo qua, il comportamento intero di se converge, se diverge, se non se oscilla della serie originale è lo stesso di la somma per n che va da 1 a infinito se di n di greco 4 per se di n di greco 16 fratto la radice di n di 2
B, insomma, prendi che vada 1 al vito, viene di greco, sì, così, viene di greco, quarti, per seno, di greco, sedicesimo, fratto. Oh, quando parlo di comportamento non intendo dire la somma. La somma è un'altra cosa, è chiaro, ci do il compenso, la somma cambia. Ma il comportamento intendo parlare della convergenza. Bene. Adesso, cosa fanno queste due serie? Cominciamo col dire che queste due serie convergono. Non è banale vedere che convergono. Ne faccio una. Ecco, per esempio questa qui. Cominciamo col dire che qui c'è una costante. La costante la posso portare fuori. E dal punto di vista del comportamento, cioè vedere solo se la serie converge o no, la posso anche completamente cancellare. Tra l'altro è una costante positiva, quindi non mi altera neanche il segno eventualmente della somma. Di questa somma, non della somma. Bene, allora il motivo quale sarebbe, diciamo, il concetto quale sarebbe? Sarebbe capire perché questa serie converge. Allora il problema è capire cosa fa seno di n pi greco 4. Allora qua ci metto n, faccio una tabellina, qua ci metto seno di n pi greco 4. Allora, se n vale 0, seno di 0 vale 0. Sto facendo la tabellina perché comunque quando arrivi a 8 si ripete il valore di 0, no? Poi n partirà da 1, sì, sono d'accordo. Nella serie n parte da 1, però qua lo faccio partire. Seno di pi greco quarti vale radical 2 su 2. Seno di 2 pi greco quarti fa pi greco mezzi e vale 1. 3 pi greco quarti radical 2 su 2 un'altra volta. 4 pi greco quarti vale 0. La tabellina l'ho fatta troppo bassa. 5 vale meno radical 2 su 2. 6 vale meno 1. 7 vale meno radical 2 su 2, 8 vale un'altra volta 0 e poi si ripete. Quindi voi avete che questi numeri sono periodici. La somma di questi numeri, fate caso, su un periodo, per esempio da 1 fino a 8, fa 0, cioè avete questi 3 positivi e poi avete questi 3 negativi. Ok? Ecco, allora bisognerebbe mostrare, non lo voglio fare, però ve lo dico, questo piccolo teorema. Anzi, più che mostrare piccoli teoremi, guardando piccoli non sono,
dico, raggruppiamo questa serie in gruppi di 4. Vedete? Parte da 1, n. Allora, facciamo le somme. Come si fa raggruppando in gruppi di 4? Questo è un esercizio più utile del teorema, che poi non me lo ricordo. Allora, devo fare somma per k che va da 0 a infinito. Qua faccio una somma per j che va da 1 a 4. Qua ci metto seno di 4k più j per y greco qua, fratto radice 4k più j. Allora, vedete, ho preso un indice che va da 1 a 4, quindi io devo prendere 4 indici consecutivi e poi devo mettere un indice esterno che, quando lo incremento, mi fa scattare il numero degli indici di 4. Quindi questo qua lo chiamo 0, perché all'inizio 0 più j faceva esattamente 1, 2, 3, 4. Però quando k poi diventa 1, non devo passare a 2, 3, 4, 5, ma devo passare a 5, 6, 7, 8. Quindi questo lo devo moltiplicare. Provate, se mettete k uguale a 0, ripeto, viene 1, 2, 3, 4. Se mettete k uguale a 1, viene 5, 6, 7, 8. Se mettete k uguale a 2, viene 9, 10, 11, 12. La somma interna, gli indici della somma interna vengono. Ok, adesso andiamo a fare questa somma qua. Allora, questa somma qua quanto mi viene? Allora, cominciamo. Se k uguale a 0, qua viene 1, 2, 3 e 4 per pi greco 4, quindi i valori vengono quelli là. Quindi mi viene radical 2 su 2 fratto radice di 4k più j più 1. Poi mi viene più 1 fratto radice di 4k, scusate, più 2, perché era j era uguale a 1 qua. Poi 1 fratto 4k più 3. Poi scusate, qua 1 e qua 3. No, 4k più 3, qua j era uguale a 1, qua j era uguale a 2, sì, il più 2 era nella formula originale. Poi ciò, poi ho più radical 2 su 2 radice di 4k più 4, e poi il quarto termine è 0. Però se k era uguale a 1, mi veniva esattamente la stessa cosa, ma con i segni meno davanti. Quindi tutto questo deve essere moltiplicato per meno 1. Fate la prova, ripeto: k uguale a 0, meno 1 da k è positivo, j dovete mettere 1, 2, 3, 4. Quando andate a mettere 1, 2, 3, 4, trovate questi tre addendi qua. Per j uguale 1, 2 e 3, trovate questi tre addendi. Per j uguale 4, il quarto addendo è 0.
3 sbagliato 3, 4 e 5 3, 4 e 5 sbagliato di uno, ho aggiustato uno e l'altro. Ok, va bene? Allora, che cosa abbiamo scoperto? Adesso, quando incremento K, che succede a questi addendi? La somma di questi addendi. Vedi, in ogni addendo il denominatore ha un aumento. Allora, questo qua, questo quest'addendo qua, tutta questa somma qua, chiamatela B con K. B con K, quando K aumenta, cosa fa? Scende. E scende a 0. Perché? Perché quando K è definito, questo tende a 0, questo tende a 0, questo tende a 0, la somma tende a 0. Quindi, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che raggruppando i termini otteniamo la somma di una serie il cui termine è generico, questo è positivo, tende a 0, scende a 0 e poi c'è un segno alterno, cioè una serie di Leibniz. Quindi non era la serie originale che era di Leibniz, per ottenere una serie di Leibniz ho dovuto raggruppare dei termini. Quindi raggruppando i termini la serie converge. Allora la domanda è: la serie originale, questa qua stavolta, non quella all'inizio, questa qua, convergeva sì o no? La risposta è sì. Per quale motivo? Se io i termini non li raggruppo, immaginate per esempio, allora come è fatta una somma parziale della serie originale? Per esempio, la somma da 1 fino a n. Allora, quelli sono tanti gruppi da 4. Poi ce ne possono avanzare, alla fine ce ne possono avanzare nessuno, 1, 2 o 3. Comunque, la somma dei gruppi da 4 sarà una di queste somme parziali che convergono alla somma di questa serie. Quello che avanza è comunque una quantità che è la somma col più o col meno di 1, 2 o 3 di questi addendi. Ma siccome questi addendi tendono tutti a 0, cioè il resto tende a 0, allora la somma parziale fino a un multiplo di 4 tende alla somma di quella serie di Leibniz. Il resto, che non è il resto di tutta la serie, ma la spezzatura, chiamiamola così, che è la somma di 1, 2, 3 addendi che sono rimasti dispari, tendono a 0, perché sono tutti i pezzetti che tendono a 0. E quindi la somma di questa serie è sommabile. In maniera del tutto analoga si può dimostrare che l'altra serie è sommabile, perché il coseno di n pi quadrati è semplicemente la stessa funzione sfalsata di qualche indice, e quindi la serie originale risulta essere sommabile. È la somma di tre pezzi, due sono sommabili tipo Leibniz, non proprio Leibniz, tipo Leibniz, cioè nel senso si posso ottenere serie di Leibniz da quelle raggruppando i termini, mentre la il resto poi, diciamo, gli altri pezzi erano assolutamente comuni. In maniera parzialmente simile si può provare che la serie non è convergente assolutamente. Perché non è convergente assolutamente? Perché stavolta, se io qui non ho un segno alterno, prendete uno di questi termini, per esempio, allora questo qua va come 1 su radice di K. 1 sulla radice di K è il termine generico di una serie divergente. Se riprendo col valore assoluto, in realtà la cosa è un po' più complicata di così, perché questo non è prendi il valore assoluto di questo, prendi il valore assoluto della somma, cioè di quello originale, che era la somma di due pezzi, però in realtà se lo fate scoprite una cosa assolutamente analoga, quindi è soltanto un po' più. Però, quindi, vabbè, qua diciamo non ho fatto proprio tutti i dettagli, anche perché l'esercizio non era questo, in realtà probabilmente era questo, mi era venuto in mente questo, però non ho avuto forse il coraggio di dare, a quel punto ho messo la radice di n. Però ho un'altra cosa, questo ve lo dico. Supponiamo
supponete di avere qualcosa del genere. Allora, una cosa del genere. Faccio questo esempio perché probabilmente è più semplice, uno dei più semplici da fare in questo. Allora, lambda n è periodico, quindi vale 1, 2, meno 3, 1, 2, meno 3, 1, 2, meno 3. Ok? Adesso, come posso fare io? Posso... Posso fare in due modi. Posso raggruppare due termini alla volta di due positivi e lasciare questo da solo. Oppure raggruppare il termine. Facciamo prima vedere cosa succede in questo caso raggruppandoli a 3 a 3, che è più facile. Allora, se li raggruppo 3 a 3, come prima, allora somma per n che va da 1 a infinito di lambda n su n, viene somma per k che va da 0 a infinito, somma per j che va da 1 a 3. Allora qua devo fare il fratto 4k più j, poi scusate, mi devo scrivere e qua ci devo mettere lambda j, tanto è periodico, cioè somma k che va da 0 a infinito, e qua devo fare lambda 1 che vale 1 fratto 4k più 1 più 2 fratto 4k più 2 meno 3 fratto 4k più 3. Questo è 4k meno 3k, perché è stata un'attrazione modale, si dice in grammatica, dall'esercizio 3k più 1, 3k più 2, 3k più 3. Almeno così avete visto un po' come si fa un raggruppamento. Adesso qui semplicemente vi conviene fare 3k più 1 per 3k più 2 per 3k. Allora adesso devo fare 3k più 2 per 3k più 3 per 1, quindi viene 9k quadro più 6 più 9, 15k più 6. Poi qua devo fare 3k più 1 per 3k più 3 per 2, quindi viene 18k quadro. 3k più 9k fa 12k, per 2 fa 24k, e poi viene 1 per 3 che fa 3, per 2 fa 6. Poi devo fare 3k più 1 per 3k più 2 per meno 3, quindi viene meno 27k quadro. Poi vi viene 3k più 6k fa 9k, quindi viene meno 27k. 3k più 6k, 9k meno 27k, poi viene più 2 per meno 3 meno 6. Ora, se guardate tutto questo numeratore, non mi importa quanto, diciamo, quello che mi importa è che 27k quadro e meno 27k quadro se ne va. Quindi al numeratore avete qualcosa che va come, diciamo, pezzi con k invece non se ne vanno, vedete? 15k più 24k fa 39k, meno 27k fa 12k. Il denominatore però va come k cubo,
Quindi qua il termine lo chiamate a con k va come una costante k quarto e la serie converge. E la serie converge. In realtà però quando la funzione periodica, questi coefficienti sono fissi e la somma fa 0, la serie converge sempre. È una generalizzazione di Leibniz. Leibniz, i coefficienti sono periodici, 1 meno 1, 1 meno 1, la somma fa 0. Se qui i coefficienti sono periodici, per esempio 1, 2 meno 3, la somma fa 0. Se questo faceva meno 4, questo pezzo qua non si toglieva, questo andava come 1 su k, meno 1, meno una costante su k, e andava a meno infinito. Quindi si potrebbe dimostrare, ecco, il teorema che volevo fare prima è che quando ho una funzione decrescente a 0, poi sopra una funzione che ha valori periodici, fissi, e la somma sul periodo di questi valori vale 0, la serie corrispondente è sempre convergente. Però insomma ci vorrebbe più di una mezz'oretta di teoria. Evitiamo. L'importante è saperlo, se me lo dite, ve l'ho detto, esercitazione, quindi se lo usate, lo potete usare. Ah, quindi, tornando alla serie precedente, quando avevamo una serie del genere, beh, questa qua, questo 1 fratto radice di n più 2 scende a 0. Questa è periodica, vale 0 radical 2 su 2, 1 radical 2 su 2, poi 0 meno radical 2 su 2, meno 1 meno radical 2 su 2 è 0. Dunque se fate la somma sul periodo dei valori viene 0. E quindi semplicemente dicendo questo, senza fare altri ragionamenti, potete dire che la serie converge. Se invece passiamo ai valori assoluti, i valori assoluti non sono tutti 0. E qua questo denominatore va, a questo punto, se non sono tutti 0, bisogna capire come va a 0 il denominatore. Il denominatore fa 0 come 1 su radice di n, allora quella si comporta come una costante su radice di n, raggruppando, no? E quindi diverge. Va bene, questa era un po' difficile. L'esercizio da evitare. Dipende dalle capacità dello studente, può essere anche un esercizio da fare almeno in parte. Metti che tu hai fatto tutti gli altri esercizi, non hai niente da fare, cioè in effetti io qua ci ho messo 40 minuti a spiegare quello che io sapevo già dopo 10 secondi che ho guardato la serie, cioè questo è tutto. Probabilmente se riesci a capire come interpretare certe serie, se lo riesci a capire in 5 minuti, magari 5 minuti a perdere tempo a cercare di spiegarlo, cioè investire. Allora, andiamo a fare di nuovo, che ore sono? Complesso? Sì, vabbè, facciamo un esercizio più complesso. Sembra che non l'abbiamo mai. Modulo di z quadro meno 3i z coniugato uguale meno z più. Stavolta non c'è nulla in contrario a sostituire z uguale a più b. Allora z uguale a più b z coniugato a
Modulo di 0 a 4. Quindi qua mi viene a quadro più b quadro meno 3ia, quindi meno 3i per i fa più 3b uguale meno a più ib più meno ib e meno 0, facendo meno 0. Ok, allora facciamo il sistema, questo è a quadro più b quadro più 3b uguale meno a più 2. Poi abbiamo 3a uguale b. Ci siamo? Io ho uguagliato parte reale, parte reale, parte immaginaria. Quindi mi viene, sostituendo b uguale 3a, quindi mi viene 10 a quadro più 9a più a fa 10a meno 2 uguale a 0, quindi 5 a quadro più 5a più 1 uguale a 0. Meno. Stiamo, no, sto ricontrollando vedete se ho fatto. Oh, tanto qua lo controlliamo. Ok? Questo era z coniugato, qua sbagliamo, quindi essendo meno ib qua c'è meno 3b. Allora se qua è meno 3b qua è meno 8a e qua è meno 4. È molto meglio perché questo si fattorizza, viene 5a meno 1, vediamo un po', per a più 1 che era meno 5a quadro meno 5a più a fa meno 4a meno 2. Oppure se potete fare quella di secondo grado, a uguale 2 meno più la radice di b mezzi al quadrato più a c che fa la radice di 9 che fa 3 fratto 5, quindi viene meno un quinto e più 1. Infatti quale radice? Qua viene a uguale meno un quinto e qua viene a uguale 2. Se a uguale a 1, b uguale a 3a, quindi abbiamo due soluzioni, z1 uguale 1 più 3i e z2 uguale meno 1 meno 3i. Vediamo se funziona. In questo caso z1 coniugato è 1 meno 3i, z1 modulo 4 fa 10. Ho andato a sostituire, mi viene 10 a meno 3i per questo, quindi viene meno 3i, poi meno 9 uguale meno z, quindi meno 1 meno
3i meno più 2. Quindi qua viene 1 meno 3i, qua viene 1 meno 3i. Poi andiamo a fare l'altra, andiamo a verificare l'altra. Allora, z2 coniugato vale meno 1 più 3i, quindi z2 modulo quadro vale, devo fare 1 più 9 fratto 25, quindi 10 fratto 25 sarà 2 qui, quindi mi viene 2 quinti meno 3i meno 3i per meno 1 quinto, quindi viene più 3i quinti. Poi meno 3i per più 3i fa più 9 quinti, tutto uguale a meno z, cioè 1 più 3i quinti, meno z. Allora 3i quindi ci sta, 11 quindi più 11 più 11 quindi da destra sta a posto. Quindi le soluzioni sono queste. Per dimostrare c'è una parabola. Eh? Per dimostrare su due soluzioni. Basta fare la parabola. Non seguo quello che vuoi dire. Cioè io ho una volta per verificare, diciamo, qua le soluzioni puoi trovare come ti pare. Una volta che hai trovato le soluzioni in termini di numeri complessi, le devi sostituire la equazione iniziale. La dimostrazione che sono solo due. La dimostrazione che sono solo due è perché questo sistema ha, diciamo, una volta che qua viene di secondo grado, questo sistema è di secondo grado algebricamente. Questa equazione è di secondo grado, questa equazione è di primo, quindi può avere al massimo due soluzioni. Abbiamo trovato due coppie di soluzioni. Grado di un sistema algebrico è dato dal prodotto dei gradi delle singole equazioni. Questa equazione è di grado 1, questa equazione è di grado 2, quindi al massimo ce ne sono due, abbiamo trovato due. Ok, adesso andiamo a fare una funzione che sembra il caso di... facciamo sempre questi esercizi. Adesso facciamo prima 2 minuti di caso e poi facciamo più.